A Castel di Sangro si è svolto il 21esimo Sim Fly Festival 2024 e la quarta edizione della giornata mondiale della pesca a mosca World Fly Fishing Day. L'iniziativa, che in Italia è organizzata dalla Scuola di Pesca a Mosca, presieduta da Osvaldo Galizia, ha visto la partecipazione di oltre 300 pescatori a mosca, provenienti oltre che da molte regioni del nord Italia, anche da paesi europei ed extraeuropei. Norvegia, Belgio, Francia, Olanda, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Slovenia, Germania, Macedonia del Nord e USA. La pesca a mosca è diventata un centro di attrazione del mondo della pesca a mosca internazionale. Castel di Sangro è la capitale mondiale della pesca a mosca, ma la pesca a mosca non è soltanto uno sport o un hobby, è diventato un attrattore turistico perché in questo periodo, come negli altri anni, abbiamo prenotato 110 camere in albergo negli hotel della zona e costituiscono un turismo di qualità e destagionalizzato, per cui il Castel di Sangro ha sempre puntato sul turismo legato allo sport e la pesca a mosca rientra nell'ambito di questo progetto. La manifestazione che promuove la giornata mondiale della pesca a mosca oggi è la quarta edizione e si festeggia il giorno del solstizio d'estate, il sabato successivo, e abbiamo ieri sera in piazza proposto i prodotti enogastronomici dell'Abruzzo e la degustazione di vini abruzzesi. E sono presenti numerosi stranieri, sono presenti 11 paesi stranieri, tra cui gli Stati Uniti e il Nord Europa. È una manifestazione che si è consolidata, tant'è che molti stranieri vengono ogni anno a Castel di Sangro ormai da 20 anni. Una grande partecipazione, come tutti gli anni. Sì, c'è una passione che muove le persone a fare migliaia di chilometri per venire a Castel di Sangro, che non è al centro del mondo turistico, ma a Castel di Sangro vengono volentieri perché trovano un'accoglienza e si sentono in famiglia e, ripeto, ci sono persone ottantenni che sono venuti dagli Stati Uniti proprio per questa manifestazione, perché questa manifestazione ha anche un'altra manifestazione artistica, che è la mostra di arte della pesca nell'arte, quindi la pesca nell'arte, l'arte nella pesca, e ci sono 20 stranieri che hanno esposto le proprie opere, sono presenti 6 artisti statunitensi che fanno le dimostrazioni di estemporanea qui nel convento della Maddalena. È un contesto meraviglioso e tutti rimangono stupiti della bellezza dei luoghi. Sempre un grande impegno da parte vostra. Sì, l'impegno è da parte di tutta la Scuola Italiana di Pesca a Mosca, perché ha istruttori in tutta Italia e anche all'estero e si ritrovano ogni anno qui a Castel di Sangro per festeggiare la pesca a mosca. Castel di Sangro, lo ricordo, è anche la città della pesca a mosca, è stato stabilito da un consiglio comunale all'unanimità e hanno deciso di attribuire a Castel di Sangro la denominazione di città della pesca a mosca. Negli ultimi decenni la pesca a mosca ha registrato una continua espansione, diventando un punto di arrivo di tutti i pescatori che, dopo aver praticato altre tecniche, hanno scoperto il fascino e la bellezza della pesca a mosca e dei suoi principi etici, rendendola così praticabile anche in aree protette, con la cattura e il rilascio del pesce senza danni. Ormai l'ennesima edizione del Sim Fly Festival, che dà il via a quelli che sono una serie di eventi che ci saranno all'interno del Museo Civico Fidenate. Ricordiamo importante un workshop internazionale che vedrà la presenza dell'Università di Firenze, della Federico II e dell'Università di Chieti e Pescara Gabriele D'Annunzio, che parleranno proprio della valorizzazione e la conservazione del patrimonio artistico e naturalistico locale. Quindi poi ci saranno eventi teatrali come l'attore Sergio Miogrossi del film Un mondo a parte, che reciterà proprio nella ex chiesa della Maddalena, oggi adibita a sala polifunzionale.
La pesca a mosca è ormai un classico per Castel di Sangro. Un classico, sicuramente il Sangro è il fiume, il secondo fiume più pescoso d'Italia, è una tradizione ormai consolidata e anche questo evento che si svolge poi all'interno di questo magnifico chiostro francescano del 1400 che poi è situato in una location dal punto di vista ambientale e naturalistico davvero invidiabile. Sempre una grande partecipazione. Partecipazione sì, anche per la mostra dell'arte nella pesca e la pesca nell'arte, che vede la presenza e la partecipazione di diversi autori, sia pittori sia stranieri, scultori, non solo europei ma anche internazionali, extraeuropei come statunitensi o giapponesi. Inauguriamo un piccolo angolo nel Museo della Pesca a Mosca di Castel di Sangro dedicato a Bruno Righetti, un nostro socio istruttore e abile costruttore di canne in bambù che ci ha lasciato quest'anno ed era un appassionato che ha dato tutto nella sua vita per promuovere la pesca a mosca, quindi gli abbiamo dedicato un piccolo spazio per ricordarlo e andremo a perpetuare la sua memoria nel tempo, perché il Museo della Pesca a Mosca di Castel di Sangro vuole essere anche un ricordo di chi ha dato molto alla pesca a mosca e allo sviluppo della pesca a mosca. Una persona eccezionale, ha 85 anni, veniva a Castel di Sangro e lui è in provincia di Verona, quindi veniva spesso e volentieri per testimoniare la pesca a mosca in questa zona, quindi è un pensiero che abbiamo voluto dedicare a Bruno Righetti. La pesca a mosca non è soltanto una tecnica di pesca che consente di catturare pesci di varie specie in qualsiasi ambiente, torrente, fiume, lago e mare, ma è soprattutto un'espressione di arte che inizia dalla conoscenza dell'ambiente acquatico e degli insetti che lo popolano e delle abitudini alimentari dei pesci. Marina, complimenti per le tue bellissime opere. L'aspetto surreale da cosa ti proviene? Of course, so the fish should represent a messenger. Il pesce è una forma di, diciamo, messaggio e quindi praticamente l'ispirazione per queste opere viene proprio da questa connessione tra il mondo del sogno e il pesce, trovando appunto delle similitudini tra i due. Quest'opera è un po' complessa, rappresenta, indipendentemente da questo titolo, la duplicità tra Eros e Thanatos, dove Eros è il creatore della vita e questa strana immagine deriva da una formazione globulosa della nebulosa di Orione, dove sono nati praticamente, come in tutte le nebulose, in tutte le polveri cosmiche, sono nati tutti gli atomi che formano le materie che conosciamo. D'altra parte abbiamo Thanatos che uccide, taglia e distrugge perché è in antitesi con la vita. Di conseguenza qui abbiamo la duplicità della vita nell'universo. Noi siamo un gruppo Facebook che praticamente diffonde la cultura della pesca mosca secca e facendo riferimento all'etica, alla tradizione e alla storia della pesca mosca. Siamo qui a Castel di Sangro perché crediamo che la SIM e la scuola della SIM interpretino queste, diciamo, cose fondamentali della pesca a mosca nel migliore dei casi. Non è la prima volta che siete qui ospiti? No, siamo ospiti per la terza volta e siamo felici di essere qui. Da quando c'è il Libra, Galizia con la SIM ci ha sempre invitato e allora io ci sono venuto molte volte, però il Libra è sempre stata presente anche. Lei da dove viene? Sono di San Pio delle Capre, un paesino vicino all'Aquila, qui in provincia abito. E di casa in sostanza? Sostanzialmente sì. Cosa possiamo dire, cosa si sente di dire in merito a questa manifestazione di quest'oggi qui a Castel di Sangro? Una manifestazione che si ripete tutti gli anni da un bel po' di tempo, è una manifestazione fantastica, raccoglie insieme
tanti costruttori che vengono da diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti, dal nord Europa, anche d'oltreoceano, le parti asiatiche. Quindi diciamo è l'opportunità per scambiare opinioni e vedere opere fatte da questi costruttori, e soprattutto è un punto importante per i pescatori a Mosca, dove poter evolvere, vedere nuove costruzioni e nuovi dressing da utilizzare in pesca. Io sono di Sant'Arcangelo in provincia di Rimini, 7-8 anni che partecipo a questa manifestazione, di sicuro è una a livelli molto alti in Italia, una delle prime. Ci sono tantissimi costruttori dall'estero, tantissimi artisti e sempre in continua evoluzione, quindi bene, bene così. Per quanto riguarda invece il prodotto che lei sta realizzando, cosa possiamo dire? Allora, questa è una mosca un po' di fantasia, diciamo. Sto facendo un topo per pescare i lucci, e di colori diversi da, chiaramente da quello che è il topo originale, e io di solito... A me piace cambiare, piace un po' inventarmi un po' di cose nuove, e quindi devo fare un regalo e lo faccio così, colorato. Lei da dove viene? Io vengo dalla Slovenia. È la prima volta che è qui a Castel di Sangro, qui in Abruzzo? Sì, è la prima volta che sono qua. Come si trova? Ma mi trovo molto bene, un bel ambiente, un bel fiume. Quindi mi trovo molto bene. Cosa possiamo dire in merito a questa manifestazione della pesca a Mosca? Ma è una grande manifestazione con tanti fly tire, è molto grossa, no? Mi piace molto. Tornerà? Sì, sì, se mi inviteranno tornerò, se no no. Come si trova qui in Abruzzo? How do you find yourself here in Abruzzo, Ridge? By invitation from an incredible team that organized the event. Qui a Castel di Sangro, in modo particolare, cosa gli piace di più? What do you like more here in Castel di Sangro? This is family. It's not about... La cosa che apprezza di più qua è proprio l'ambiente familiare, più che non è un'atmosfera commerciale, ma un'atmosfera veramente tra di amici, un gruppo di amici che si trovano. Quindi questa è la parte che apprezza maggiormente. Yes, of course. It's my second time here. È la seconda volta che partecipa a questo evento e ovviamente ha apprezzato e apprezza sempre moltissimo la cucina del posto, l'ambiente, la montagna, però quello che lo affascina di più è sempre l'atmosfera di familiarità, di amicizia che sente in questa, insomma, durante questo evento. È la prima volta che viene in Abruzzo? Is your first time here in Abruzzo? This is my first time here, yes. Cosa si sente di dire di questa manifestazione? Any comments about this event? I mean, anything to... Sì, this beautiful location, beautiful people. Apprezza molto tutta la location, il posto, che è veramente unico. È unico l'ambiente, di nuovo l'atmosfera, quindi è un denominatore comune il fatto di apprezzare l'atmosfera di questo evento, e quindi per lui, insomma, è un'ottima esperienza. The UK. Dall'Inghilterra. Cosa sta facendo? Cosa sta realizzando? Which kind of flies are you doing right now? A little bit of everything. Sta facendo mosche da trota e temolo. È la prima volta che viene qui in Abruzzo? Is it your first time here in the Abruzzo region? First time ever in Italy. È la prima volta che viene proprio in Italia, ovviamente anche la prima volta che partecipa a questo evento. È soddisfatta di quello che c'è qui a Castel di Sangro, di quello che ha visto qui a Castel di Sangro? Are you enjoying your experience here in Castel di Sangro? Amazing. Really, really nice. Nice and warm and welcoming. Sì, ha detto che gli è piaciuto molto, gli piace molto tutta l'atmosfera di benvenuto che c'è stata proprio dalla gente del posto.